Buongiorno, buona giornata e buona settimana a voi tutti, cari amici. In questa seconda settimana di settembre, lunedì 7 settembre 2020, in questo video parliamo della Supercoppa femminile 2020 di pallavolo. Partiamo ovviamente dai primi passi, quindi dagli ottavi di finale. Con queste partite con Scandicci Brescia 3-1, Monza Cuneo 3-2, Chieri Bergamo 3-0, Novara Perugia 3-1, Casalmaggiore Firenze 2-3. Al turno successivo, credo per ovvi motivi, sono passati già Conegliano e Busto Arsizio. Forse può essere il piazzamento in stagione. Poi, ai quarti di finale, Scandicci Monza 3-1, Busto Arsizio Chieri 3-1, Novara Firenze 3-2. Ed è proprio dalle semifinali che è entrata in gioco Conegliano, che ha sfidato Scandicci e ha vinto per 3-0. Busto Arsizio Novara 3-1. Finale Conegliano Busto Arsizio 3-0 con i seguenti parziali 25-16, 25-15, 25-15, quindi diciamo di questo 2020, seppure sappiamo tutti con motivi ovvi, riparte anche la pallavolo. Quindi Conegliano alla meglio nella Supercoppa femminile 2020. Vediamo adesso un attimo di vedere se la Supercoppa. Supercoppa, vediamo se quella maschile. Sì, Supercoppa maschile, ora che vedo qui abbiamo Trentino, Lube, Civitanova, Macerata, Perugia, Modena. Andiamo sul calendario. Partite che si giocheranno il 13 settembre e il 20 settembre. Quindi, comunque, tornando di nuovo a noi, ribadiamo, Conegliano vince la Supercoppa femminile 2020, in attesa ovviamente degli inizi dei principali campionati di Serie A 1 e 2 maschili e femminili. Quindi dal vostro Nicola De Lucia è tutto, senza dimenticare ovviamente che a parte, diciamo, i livelli massimi, anche da noi qui in città, la nostra Adriatica Volley Trani si prepara al campionato di Serie B2 con alcuni ritorni in rosa e altre novità. Invece sappiamo, per quanto riguarda l'organico, è stato tutto confermato. Quindi, ci vediamo per un prossimo videoclip. Buon proseguimento di giornata, buona settimana a tutti e alla prossima. Ciao!